Allora, siamo qui a Boschetto con Endoni Propato, il capitano di questa squadra del Castrum Allievi. Allora, Endoni, oggi purtroppo non sarai in gambo. Ho saputo che non sei stato convocato perché mister Caputo ha ritenuto di non convocarti in quanto non sei andato a fare gli allenamenti. Quindi è vera questa cosa? Sì, sì. È vero, sono state le scelte tecniche. Giustamente il mister ha fatto delle scelte tecniche, ha ritenuto opportuno non convocarti. Quindi la settimana prossima andrai a fare allenamento e quindi darai modo al mister di far rientrare questa situazione. Eh sì, speriamo che si risolva tutto. Okay. Allora mandiamo un bel saluto al mister. Ciao mister! Ciao! In bocca al lupo a tutta la squadra, mi raccomando, vincete. Anche senza di me. Calma, occhio qua, scava, Lori! Lori!
Allora, siamo qui con mister Angelo Caputo, allenatore degli allievi, dopo la partita contro la Cerenza. Abbiamo vinto 8-4, oggi è stata una bella partita, anche se mister, il primo tempo la squadra l'ho vista troppo distratta, con troppa leggerezza, poi il secondo tempo abbiamo ingranato i meccanismi che già da tempo li stai inculcando e abbiamo vinto. Bellissima partita, ha fatto un po' di gol anche Libonati oggi. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Bene il risultato e poco l'organizzazione di gioco e, come hai detto tu, poca grinta e poca determinazione oggi. Eravamo troppo giù nel primo tempo, poco reattivi, non vincevamo il contrasto, non andavamo a raddoppiare, quindi eravamo molto distratti in campo, non eravamo concentrati in partita. Nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo visto qualche ragazzo che era un po' stanco giocando in avanti, l'ho spostato un po' dietro, abbiamo messo in ordine un po' il reparto difensivo, la fase difensiva l'abbiamo fatta meglio e poi abbiamo vinto, direi, anche meritatamente con un avversario che oggi ci ha messo un po' in difficoltà, con buona volontà si è fatta la sua partita. Però quante volte abbiamo fatto delle partite buone, giocate bene, poi abbiamo perso, oggi direi oggi, l'ho detto già prima, una partita sottotono, diciamo, però c'è dall'altra parte il risultato, quindi ci teniamo il risultato e ce lo teniamo stretto perché stiamo facendo qualcosa di bello, diciamo, con queste ragazze. Mister, forse è stato il fattore classifica, abbiamo visto che questi ragazzi erano tra gli ultimi in classifica, ci siamo un po' cullati, convinti che fossero una squadra mediocre, invece abbiamo visto in campo una bellissima squadra, cioè un applauso agli avversari perché hanno giocato benissimo e a tratti ci hanno messo in grande difficoltà. E poi le volevo chiedere un'altra cosa, abbiamo visto che tra i convocati non c'era Endoni Propato oggi, noi veramente l'abbiamo intervistato inizio partita, però io non le voglio dire cosa ci ha detto. Volevamo capire un po' da lei come mai non è stato convocato. Beh, partiamo prima dall'avversario, come mi hai detto tu, un avversario che io ho detto ai ragazzi in settimana che giochiamo con l'ultima in classifica, ma che ha battuto domenica scorso la prima in classifica, il Paterno, 7-6, e quindi ho detto che calmi, giochiamoci questa partita anche sapendo di avere qualcosina in più.
direi che, come ho detto già prima, ci hanno messo in difficoltà. Noi detto, eravamo sottotono, però piano piano poi abbiamo controllato la partita, diciamo nel minimo sforzo abbiamo vinto la partita, come ci siamo. Quindi bravi ragazzi sul risultato, meno sulla prestazione, diciamo un po' sottotono oggi, però ci teniamo stretto il risultato. Per quanto riguarda Endoni, per quanto mi riguarda Endoni Propato, la dirigenza a luglio, quando ho deciso di fare, quando abbiamo deciso di costruire questa società insieme alla prima squadra, ci siamo noi del direttivo, componente del direttivo insieme al presidente, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di fare gli allievi regionali di calcio a 5, perché per fare il calcio, per fare la C1 dobbiamo fare gli allievi. E la prima cosa che ci siamo posti come società insieme al presidente, facciamo i ragazzi, e la vittoria, la prima vittoria importante che si deve ottenere è il comportamento nei riguardi dei compagni, del presidente della società e dell'allenatore. E questo si chiama codice etico. Allora, se qualche ragazzo ancora non ha riuscito a non è entrato in quest'ottica del codice etico, che vuol dire comportamento corretto nei riguardi della società, nei riguardi dei compagni, dell'allenatore, deve imparare il codice etico. Che cos'è il codice etico? Comportamento corretto. Questo ragazzo praticamente ha abbandonato l'allenamento mancando di rispetto ai suoi compagni e mancando di rispetto all'allenatore e alla società. E siccome a luglio ci siamo posti questo comportamento di avere con i ragazzi il codice etico, ho deciso di non convocarlo per questa partita e anche per l'altra. Naturalmente, se il giocatore, il ragazzo ha capito, che se capisce praticamente che ha sbagliato, viene in allenamento, viene a chiedere scusa ai suoi compagni, all'allenatore, alla società che fa sacrifici economici per portare avanti questa società, e si chiarirà tutto con tranquillità. Però su queste cose io sono molto drastico, quindi chi sbaglia paga. Mister, purtroppo ci ha capitato lui. Mi auguro che l'altro ragazzo non... Noi in settimana allora abbiamo deciso col custombianelli.it, come fanno anche alle Iene e come fanno a Striscia la Notizia, di portare il tapiro, no? E noi portiamo il tapirino, visto che sono gli allievi, e quindi in settimana arriverà il tapiro ad Endoni, e naturalmente chiedendogli di comportarsi un pochettino meglio e di rientrare in squadra, perché c'è bisogno anche di lui. Ok, quindi Endoni, ti aspettiamo. E niente, mister. Altrimenti non c'è problema, perché ci sono altri 8 ragazzi che danno l'anima come l'hanno dato oggi in campo, che hanno fatto una grande partita e hanno vinto la partita, quindi non c'è un problema. Questo è vero, però chiedere scusa ai suoi compagni, lo aspettiamo. Dai Endoni, ti aspettiamo, almeno noi del Castrum Bianelli lo aspettiamo, naturalmente con un comportamento corretto. Mister, io nel fargli ancora i complimenti la saluto e alla prossima partita. Grazie. Arrivederci. Grazie, grazie. E sempre forza Castrum.